Ancora un'iniziativa culturale da parte della Maccarese S.p.A. Questa sera in scena Castello in Musica, un concerto per pianoforte con quattro musicisti. Quali sono le musiche di questo concerto? Due sonate di Beethoven, poi abbiamo diversi studi di Chopin e Scriabin e poi termineremo con un pezzo a quattro mani di Ravel, Mamerlois. Come avete scelto questi brani? Sicuramente sono scelte, diciamo, legate a una predilezione personale circa un autore piuttosto che un altro, ma anche scelte concordate con il maestro, quindi magari in base ai futuri esami, diciamo, ai futuri concerti che ci saranno. E poi senz'altro, come diceva anche il maestro, siamo concentrati anche molto sull'Ottocento, sul Romanticismo, anche per la location e quindi il contorno, il castello che si presta molto a questo repertorio. A proposito di location, una location molto suggestiva questa del castello. Sì, molto emozionante di suonare questo castello, poi è come un tuffo nel passato. Tu vieni da lontano, ti è mai capitato di suonare in una location come questa, in un posto come questo? Sì, vengo dalla Cina, sì. Molto particolare suonare in un castello. Sì, molto particolare per me, è la prima volta che suono in questo posto. Senti, quanti anni hai da quanto suoni? Quasi 12 anni, sì. Come mai hai scelto la musica e il pianoforte? Perché da piccolo mi piaceva suonare e cantare, quindi ho scelto di studiare la musica. Sempre vicini alla città, con iniziative interessanti e culturali come in questo caso? Sì, tutta l'estate ho visto un programma sotto nelle botteghe e così via, certe dentro al castello. Questa è la prima di musica classica, ne faremo altre due nel corso della stagione e poi il 20 luglio faremo l'Iliade con Massimo Wertemüller, per cui il divertimento ma anche la cultura, anzi cercheremo di fare più cultura che divertimento. Un evento che ha aperto quella che si preannuncia una grande stagione estiva. Da Maccarese per Canale 10, Alberto Tabbini.